Buongiorno. Buongiorno. Direzione? Direzione Capo Nord. Nevica. Buongiorno. Nevica, chiaramente. Chiaramente, mi sa che insomma c'è una bella ribadita. Ieri le strade erano un pochino più pulite. E adesso. Dice per loro è un inizio primavera. Per noi inverno pieno. Senti, come mai sei attento così stamattina? Sì, perché guida la mamma. Ho affittato quello lì per pulire la strada davanti a me. Ho prenotato online e gli ho detto l'ora e il posto per una guida tranquilla, però secondo lui la strada è pulita, infatti non tiene giù nemmeno la pala. Allora, la strada è tremenda, però giustamente ci porta nel nostro posto all'arrivo del nostro obiettivo del viaggio, e quindi non poteva essere altrimenti che così questa strada. Bisogna patirlo fino alla fine. Sì. Però beh, in questi giorni sono stati figli, cioè anche a livello di tempo e tutto, quello che siamo riusciti a fare. Diciamo che in questi giorni abbiamo assistito a delle cose, dei regali della natura, dove ti ripaga in pieno e ti ricompensa, diciamo, di questo viaggio un po' anche con dei piccoli sacrifici a livello fisico e mentale. A livello umano, diciamo. Perché, parliamoci chiaro, non è semplicissimo fare un viaggio con la macchina così, per il problema anche degli spazi. Però noi siamo fatti un po' a questa maniera e ci siamo dati questo obiettivo e vogliamo arrivare lì. E vogliamo arrivarci e ci si arriva. Se lo fanno patire fino all'ultimo, è ovvio, cioè non poteva essere un arrivo col sole splendente, perché certo no. Sono quelle cose che vanno un po' non sofferte, però conquistate. Sì, nel frattempo se tu potessi girare e farmi vedere che questa è la strada principale, io veramente, poi non c'è nessuno, A volte ti viene il dubbio, ti dico, ma avrò sbagliato. No, non è che uno ha sbagliato. È proprio così. È così, giustamente di questi tempi, ma chi è che va a Capo Nord? Chi è? Coppia Avventura. Sì, noi, però. Sì. È aperto, si va. Si va. Diciamo che la sensazione del nulla è niente totale. In confronto, eh? Ghiacciano te i cristalli mentre si va. Percorrenza, diciamo, di
cose non sono sempre facili, eh? Diciamo che quando le trovi un po' in difficoltà così te ne godi di più quando arrivi. Poi arriva lui, bello bello, guarda che sciarbata ci dà, eh? Venite a me, venite a me. Ok. Sono due macchine di sole. Ma poi gli chiedi se hanno bisogno, no? So anche in quale modo gli si potrebbe dare una mano, o quantomeno uno si ferma e lo chiede. Ti rispondono col sorriso, no, no, ya, 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 ya. Io sarei in un pianto di rotto proprio disperato. Ma siete qui, sono abituati, eh? Fuori di testa per fare una cosa del genere in questi tempi. Ma qualcuno c'è fuori di testa come noi, eh? Pochi, ma buoni. Però è veramente uno spettacolo. Chilometri. Galleria lunga 6 km e 870 metri. E dove arrivi? E si va a 212 metri sotto il livello del mare. Ma guarda che galleria intelligente con la porta. Per un attimo ho avuto paura che fosse chiusa la strada. Usciti dalla galleria. Barra chiusa, in attesa che puliscano la strada e via. Vamonos, sbarra riaperta. Adesso scopriremo il motivo, eh. Chilometri alla meta e la sbarra era chiusa. Via della strada impraticabile. Strada impraticabile. Ora stiamo tornando indietro nel primo paesino qui vicino, così ci fermiamo, passiamo la notte e ci si riprova domani. E domani si riprova. Beh dai, comunque ci sta, stasera, a fermarsi qua. Sì, ci è andata anche bene, è bellino questo posto. È bellissimo. Aspetta che non è possibile camminare con tetti così, eh.
Andiamo Teddy. Prova? Secondo tentativo. Secondo tentativo. Il primo è fallito, ma avete visto bene le condizioni del tempo di ieri, erano spaventose e abbiamo trovato la sbarra chiusa, no? Però stamattina dai, parrebbe che prometta meglio. Sì, abbiamo scoperto anche perché era chiusa, perché ci sono rimasti bloccati dei ragazzi, hanno trovato diciamo la bufera mentre erano su, quindi hanno chiuso la strada per far sì che loro potessero scendere in sicurezza e poi dovevano pulire tutta la strada. Oggi il cielo promette bene, o quantomeno non ci sarà questo vento e neve abbondante per salire. E via. E via. Mamma mia, guardate che spettacolo. Sembra completamente un'altra strada da ieri sera. Che meraviglia. C'erano questi, noi eravamo in mezzo alla giusta, ma ci trovavano lì. E la sbarra stamattina è aperta! Lì dove ci siamo fermati ieri sera, siamo tornati indietro. Andiamo? Amore. Dai, dai. È aperta, ma ci si trova subito quello che leva, pulisce la strada. Bravo, pulisciscela. È quello di ieri, ciao. Avrà detto rieccoli. Quello è quello che ieri ci ha portato in giù nel mezzo a nulla. Non si vedeva niente. Anche questa casina verde qui. No, mette gli steccoli nuovi. Ragazzi, rivoluzione è anche questa. Ci siamo uguali. Ultimi chilometri, ma non passano più proprio, sono più lunghi che ci si possa immaginare. Comunque ci siamo noi e loro. Bimbo! La spiaggia anche lui, eh? Tra 300 metri sarai arrivato a destinazione. Non ci sono parole, eh? Se apro bocca piango.
si è fatta. Arrivati, sì. Ma no, no, no. Andiamo, andiamo a vedere. Dai, dai, dai. Allora? Che esperienza, gente. Mamma mia. Voilà.